Alla domanda come avere più fiducia in se stessi, una delle risposte più ricorrenti è «ci devi credere». Ma un po' assurdo, è come dire ad una persona che ti ha appena detto «guarda che io non riesco a muovermi perché ho le gambe legate» e tu insisti dall'altro lato nel dire «comincia a correre». Io direi di soffermarci su tre elementi fondamentali. Il primo è evitare il confronto. Quando eviti il confronto, intendo dire il confronto con gli altri che ritieni più bravi di te, del tuo settore, qualsiasi cosa tu stia facendo, tu voglia fare, devi sempre evitare il confronto con gli altri. Devi invece pensare a quello che riesci a fare tu e come stai migliorando tu in quello che vuoi fare. Perché se ti confronti con gli altri, non li conosci, non sai quali strade hanno seguito per arrivare dove sono arrivati e delle volte tu hai dei punti di riferimento sbagliati e indebolisci la tua fiducia inutilmente. Un altro caso negativo del confronto con gli altri è quando una persona che ritieni simile a quello che sei tu, ritieni simile alle tue capacità, non ha realizzato, non è riuscita a fare qualcosa e ti dice «beh, non c'è riuscito lui, perché dovrei farcela io?». Secondo elemento è la paura. Affrontare la paura. Lo so, la paura ci fa stare fermi, la paura non ci fa compiere alcune cose, ma dobbiamo riuscire ad affrontare la paura, perché solo nel momento in cui riusciamo a partire dalle cose che ci fanno più paura, acquisiamo più fiducia perché ci rendiamo conto di riuscire a fare una cosa che fino a qualche minuto o qualche giorno prima non riuscivamo a fare. Questo non fa altro che arricchire la nostra fiducia, darci coraggio in quello che stiamo facendo. Inizia da piccole cose, se hai paura di parlare in pubblico, magari inizi da un piccolo evento, inizi a dire qualcosa. Se ad esempio stai realizzando un progetto, inizia a muovere il primo passo. Però vedrai che in automatico ogni piccolo passo che riesci ad ottenere ti dà questa gratificazione e quindi accresce la tua fiducia. Terzo elemento invece è l'agire, riuscire ad agire. Va benissimo, devi sicuramente valutare il momento giusto, sono d'accordo con te, però non devi rimandare oltre, devi iniziare a compiere il primo passo. Lo so che siamo anche abituati a pensare che bisogna essere perfetti, eccetera, ed è quello anche un errore. Tu devi iniziare invece ad agire, a muoverti, a fare il primo passo e anche rapportarti con gli errori. Ricordati che non devi essere per forza il numero uno in quello che vuoi ottenere. Devi essere invece l'unico a decidere di agire.